approvati dall'Unione Europea e disponibili anche in Italia, i primi unici dispositivi per la neurostimolazione cerebrale profonda compatibili con la risonanza magnetica di tutto il corpo. La neurostimolazione cerebrale profonda è una terapia indicata nella malattia di Parkinson che prevede l'inserimento chirurgico di un sottile elettrocatetere all'interno del cervello che viene poi collegato tramite un'estensione a un piccolo neurostimolatore. Si tratta di uno stimolatore che può essere paragonato a un pacemaker cardiaco, tranne che gli elettrodi vengono posizionati in strutture profonde del cervello. È utilizzata nella stragrande maggioranza dei casi nella malattia di Parkinson. Ovviamente non guarisce la malattia, ma cura la maggior parte dei sintomi, cambiando in maniera drammatica la qualità della vita di questi pazienti. Il fatto di avere una possibilità di fare la risonanza che finora era preclusa, ovviamente è una tappa molto importante nella storia della stimolazione cerebrale profonda, sia per il medico, perché consente con il controllo postoperatorio di valutare la posizione degli elettrodi rispetto alle strutture che noi vogliamo andare a stimolare, ma soprattutto per il paziente. Inviando una piccola corrente elettrica in questa regione del cervello, le persone si muovono meglio. Questo fa sì che le terapie mediche vengano ridotte, quindi c'è un risparmio di farmaci, quindi anche di sovraccarico dell'organismo, perché comunque i farmaci del Parkinson hanno un'azione in tutti gli organi. E quindi le terapie mediche si riducono in genere del 60%, e la terapia restante serve a rifinire un po' la terapia, mentre la stimolazione profonda rappresenta un po' la somministrazione di base, il miglioramento di base, e le rifiniture si fanno con la terapia medica. I nostri pazienti migliori, operati ovviamente in mani eccellenti, sono in grado di ridurre la terapia dopo intervento di DBS del 70%, le discinesie, i movimenti involontari sono quasi scomparsi, direi che si riducono del 90-95% e anche i blocchi motori si riducono moltissimo. Il paziente fa quasi un salto indietro e si ricolloca intorno, diciamo, al quinto, sesto anno di malattia. Quindi è effettivamente un avanzamento di ordine terapeutico molto importante.